Abbiamo uno che. Allora, Rosanna Bettella, abbiamo accennato al discorso dello SPID e quanto viene svolto dal CGL, lo SPID CGL di Venezia, però tanti ci hanno chiesto, e qua vedo che è anche riportato il discorso del CIE e poi tanti altri servizi. Un attimo solo che leggo il messaggio. Io mi iscriverei ai sindacati solo se viene ripristinato l'adeguamento salariare ex contingenza. È possibile che da oltre 10 anni non ho mai avuto un aumento? Praticamente ogni anno il mio stipendio si abbassa. Lo so che lo SPI non c'entra, ma potrebbe fare un po' di pressione al sindacato lavoratori, visto che quasi quasi lo mantiene. Grazie. Chi di voi due vuole rispondere al messaggio? No, vabbè, allora un conto è un tema contrattuale per i lavoratori e ci sono, vengono, come dire, fatti nuovi contratti per cui sono anche previsti aumenti e quant'altro. Per quanto riguarda invece le pensioni, quello che dicevo all'inizio, noi vigiliamo sul potere d'acquisto delle E pensioni quindi ci sia un perché adeguamento. sappiamo che negli anni perdono parecchio. E assolutamente bisogna far fronte, bisogna cambiare E per quello sistema. siete sempre attivi, assolutamente. E poi c'è anche il tema legato all'inflazione o meno, no? Addirittura c'è stato un anno, e anche l'anno scorso, mi sembra che addirittura tenendo conto della contingenza, avrebbero dovuto abbassare le pensioni di qualche euro, però, e là, per esempio, siamo riusciti a tener fermo il punto che non si toglieva niente a nessuno. Però poi Infatti. bisogna trovare anche degli aggiustamenti, bisogna trovare dei correttivi. Per esempio, noi negli anni, cos'è che abbiamo chiesto al governo? L'introduzione della quattordicesima, per esempio, per le pensioni più basse, anche questo è un modo di rispondere a questo fatto, a questa perdita di potere d'acquisto, al fatto che la stragrande maggioranza delle pensioni sono sotto i 1000 euro. E allora bisogna trovare delle risposte perché le disuguaglianze sono ancora molto, molto Molto sentite. forti. Provincia di Venezia, voi vi siete occupati proprio di questo e qua anche una locandina, il nostro tempo, sostanzialmente, dove parlate proprio della lotta all'aumento esorbitante delle tariffe e alla rivalutazione delle pensioni. Aumento Intanto. dei prezzi adesso che è alle stelle, molti anziani sono terrorizzati da questi aumenti Intanto energetici. vorrei dire all'ascoltatore che noi abbiamo in corso in queste settimane una vertenza col governo, abbiamo presentato una piattaforma che propone il tema della previdenza, sia per i pensionandi, perché nei prossimi giorni scade quota 100, che era quel Che non meccanismo viene che rinnovata, consentiva, esatto. che secondo noi. C'è un tema sul rinnovo di questa quota 100 e quindi c'è un problema con i pensionanti, ma nella piattaforma, se si ha un po' di pazienza, la si trova in internet, si vede che poniamo anche il problema della rivalutazione delle pensioni, perché è evidente che se riprende l'inflazione, il tema che diceva Rosanna prima, è che abbiamo passato un periodo addirittura di deflazione. Adesso che riprende l'inflazione, la cosa che abbiamo scritto anche sul giornale, c'è un tema di adeguamento delle pensioni, perché il meccanismo è un meccanismo che si è inceppato. Ricordiamoci che fu un provvedimento ancora di un governo Prodi che introdusse un meccanismo di adeguamento. Poi nel corso del tempo questo meccanismo è stato dai vari governi, insomma, rallentato, bloccato. Poi è stato riattivato perché, a dire il vero, quest'anno c'è stata una piccolissima rivalutazione, ma è stata valutata in pochi centesimi perché c'era intanto un limite sul reddito e le prestazioni e poi c'era un tema dell'inflazione bassa. Comunque c'è un tema che le pensioni da lavoro dipendente sono pensioni ferme da più di 10 anni. Questo è Assolutamente totalmente condiviso dal nostro sindacato. Noi colpa. stiamo facendo una campagna in tutta Italia, abbiamo già convocato una manifestazione nazionale che faremo nelle prossime settimane proprio su questi temi del confronto che abbiamo. Lì pubblichiamo una tabella, la si può vedere anche sul nostro sito
internet, dove si dimostra che le pensioni che abbiamo in provincia di Venezia, ma questo è un dato, guardi, a livello generale, anzi in provincia di Venezia sono leggermente più alte perché c'era più lavoro dipendente che in altre province, le pensioni medie sono attorno ai 1000 euro lordi, che vuol dire 750 euro netti. Certo, ci sono anche pensioni alte, ma sono in numero molto limitato, la grande massa dei pensionati sta attorno a quella cifra là, attorno ai 1200 euro, 1300 euro che lordi, e poi li devi portare, senza contare che c'è il tema della fascia sociale, dell'integrazione, ma le pensioni da lavoro dipendente, se tu non hai più l'aggancio con le dinamiche del salario, cioè non hai più gli aumenti salariali, a parte che c'è un problema anche sul salario, perché anche sul salario da tempo c'è una restrizione, ma le pensioni ancora, poi teniamo presente che le pensioni sono colpite doppiamente, perché il fisco su una pensione pesa di più di un fisco a parità di reddito di un lavoratore, perché noi paghiamo come pensionati di più di un lavoratore dipendente, perché il lavoratore dipendente che paga già tanto, però almeno ad alcune detrazioni derivanti dalla produzione del reddito. Il pensionato non ce l'ha questa possibilità di detrazione, perché dicono non produce reddito, a parte che si potrebbe discutere un mese. Però un anziano ha molte altre spese. Basta solo dire la badante. Assolutamente è giusto che ci sia, che il fisco gravi così. Noi siamo per ridurre la tassazione sulle pensioni, ovviamente bisogna trovare le risorse da chi le tasse non le paga, perché ci rendiamo perfettamente conto che politiche di ridistribuzione fiscale sono necessarie, soprattutto verso quei ceti che le tasse le pagano tutti. Guardi che in provincia di Venezia l'89% dell'IRPEF comunale, dell'IRPEF che viene pagata da operai e pensionati, siamo in una forchetta che va dall'85 al 90% in tutti i comuni della provincia di Venezia, ma penso che sia una media nazionale, e quindi bisogna tenerne conto, perché il sistema anche del welfare, quando andiamo all'ospedale, paga l'ospedale, chi ha un reddito fisso, chi ha un lavoro, che paga allora dovremmo avere tantissimo tempo, magari ne troveremo ancora per parlare di questo. Un secondo, però vi voglio ricordare Libertà, perché quindi ricordiamolo, l'abbonamento Libertà costa pochissimo, 1 euro al mese, ed è una rivista, Rosana Bettella. È una rivista veramente fatta molto bene, non perché è nostra, ma anche in cruciverba. Usa un linguaggio semplice. Allora, innanzitutto sono 95 pagine, no? Perché sembra piccoli, 95 pagine. Si occupa di cultura, di politica, di sindacato, appunto come dicevi anche la parte per il tempo libero, no? Per addirittura le pagine per come curare l'orto, il giardino. Ma anche sulla salute, a proposito di geriatri, parlavamo anche della fragilità, c'è uno geriatra che ne parla, i problemi fisici che possono avere le persone anziane, tipo di non so, dolori alle spalle, tipo di farmaci, come utilizzarli, tante tematiche anche di attualità che potrebbero essere di stimolo intellettivo per tante persone. Con un approccio, come dicevo, di un linguaggio semplice, di un linguaggio accessibile alla maggior parte della popolazione anziana. Quindi abbonamento quanti? Sono 12 euro all'anno. 12, quindi vuol dire, no, all'anno, quindi 1 euro al mese. Passate nelle nostre sedi, fate l'abbonamento in edicola e sarete veramente contenti. Oppure un regalo al nonno al genitore. Allora, io ringrazio naturalmente Rosana Bettella di essere stata qui con noi, Daniele Tronco di essere stato con noi, rappresentante della provincia di Venezia, anzi città metropolitana di Venezia e Regione Veneto per quel che riguarda Rosana Bettella. A voi naturalmente sollecito, scriveteci, ma anzi rivolgetevi direttamente e andate agli sportelli previa prenotazione dello SPCGL per risolvere tutte le questioni e tutti i vostri problemi. A presto, ci rivediamo, la puntata la vedete naturalmente nella pagina dedicata del nostro sito internet.